ragazzi, chiamiamo la polizia, non lo so, cioè è la macchina, mi hanno rubato la macchina. Buongiorno Team Trote, come state? Io sono Sofì e con me di solito c'è anche un altro ragazzo un po' cretin che si chiama lui. E insieme siamo i me contro te. Mi spiego, voi che ci guardate siete il Team Trote, la famiglia più grande e bella di YouTube. E se tu che stai guardando questo video non ne fai ancora parte, clicca subito il bottone qui in basso e farlo esplodere. Boom! Sono state 2 settimane fuori di testa. Io e lui siamo stati in giro per il mondo. Prima a Parigi, poi a Roma, poi a Napoli, adesso di nuovo qui. Ma sapete qual è la cosa più importante? Rullo di tamburi. Manager Gigi ci ha accompagnato fin qui! Voi direte, sì Sofì, interessante, manager Gigi in Sicilia, divertente, però perché tutto questo entusiasmo? Proprio lui mi ha dichiarato di voler finalmente fare la sua vendetta, capito? Una vendetta, andiamo! Eccolo, è lì manager Gigi, lo vedete mentre sta lavorando? Guardatelo che carino. Però per fare in modo che questa giornata sia ancora più divertente, scherzi su scherzi, io devo fare uno scherzo a lui. Adesso lo facciamo spaventare. Ciao manager Gigi! Ciao! Ciao a tutti! Senti, manager Gigi, poco fa quando mi hai detto quella cosa della vendetta mi sono gasata tantissimo, è un'idea geniale, io sono super d'accordo, dobbiamo farlo! Lo so! Ok, quindi tu adesso spieghi tutto per bene al Team Trote perché ancora non ho detto nulla, quindi mettiamoci qui comodi. Allora, Sofì e Team Trote, qual è la cosa a cui Luigi tiene di più? Non sei tu? Ma come? Sono io, lui mi adora! Ok, lo sanno tutti. Lui tiene a 2 cose principalmente, ovvero la sua moto, Crossi, e la sua auto, Polar. Che non prendiamo la macchina e la nascondiamo? È una scelta difficile, vediamo. Sì, ci sto. Ok. Ma tutti gli scherzi che mi ha fatto lui, io non ne posso più, basta, adesso ci dobbiamo, sì. Ci uniamo, ci ribelliamo, facciamo uno scherzo, una vendetta, super vendetta, Master Over 3000. Aspetta, no, ma c'è un altro problema. Io non so guidare, Polar. Tu la sai guidare? Ci proviamo. Cavolo, cavolo. Manager Gigi, allora ti ho detto ci proviamo. Quindi tu non la sai guidare benissimo? No. Come no? Però è uno scherzo, uno scherzo. Ho capito, ma se gliela sbattiamo? È uno scherzo, ridiamo, no? Ridiamo? Lui sa che non riderà tantissimo. Facciamolo. Alla va, la spacca. Ok, iniziamo il nostro piano. Ni. Bene, Team Trote, ci siamo. Siamo dentro casa e primo step, trovare le chiavi di lui. Caspita, sarà un'impresa. Allora, di solito le mette qui, ma qui non ci sono, quindi... Non lo so. Dove si tengono le chiavi? Qui c'è il computer. Sicuramente saranno nel suo zaino, ma devo trovare lo zaino. Eccolo il nostro zaino. Team Trote, incrociamo le dita. Dobbiamo assolutamente trovare le chiavi. Una pezzolina arancione, wow, carina. Ma non c'è. Ma non c'è. Sono nelle nostre mani le chiavi di Polar. Prima di procedere con lo step 2, io andrei di là per assicurarmi che lui effettivamente sia ancora distratto. Perché se non stesse giocando più col trampolino, tutto il piano fallirebbe. Andiamo a controllare. Mizzo! Ciao! Ciao! Diverti? Stai bloccando? Sì, cioè no, cioè non lo so. Vabbè, tu continua a saltare, ti piace saltare? Vai via, sto giocando, ciao. Ok, sì. Vado via, divertiti, ciao, a dopo. Fai qualche capriola, vediamo un po' cosa sai fare. Ok, Team Trote, lui sarà lì ancora per molto. Andiamo dal nostro manager Gigi. Sei pronta? Prontissima. Dai, sono mancato le chiavi. Accomodati. Caldo? Non lo so se sono pronto. Arrivo. Aspetto un attimo. Eccoci. Io sono veramente perplessa. Non dobbiamo sbattergliela. Davvero? Ci sono troppi tasti. E lo so. Allora, la prima volta che l'ho guidato mi ricordo che si accendeva di qua. Start. Vai. Ok, si è accesa. Proviamo. Aiuto. Lui, perdonaci. Bravo, ce la stai facendo, bravo. Io direi di metterla qua. Sì, assolutamente. Non so dove siamo, ma... Vabbè, però l'importante è che non si veda. Yeah, siamo riusciti. Ci siamo quasi, abbiamo fatto tutto. Per il nostro scherzo l'unica cosa che manca è far accorgere lui che la macchina non c'è più. Quindi adesso dobbiamo pensare a una scusa per far prendere la macchina a lui. Non sarà affatto semplice. Beh, io però devo partire, quindi la scusa c'è. Vero? Potremmo dirgli che ti hanno anticipato il volo, che devi andare adesso in aeroporto. Ok. Lui? Dov'è? Ma è là. Ma è vivo. Lui? Che cosa vuoi?
Ma cosa fai? Mi sto riposando. Ti riposi sul trampolino. Ma bellissimo, trampolino. Non vorrei disturbarti, però manager Gigi deve tornare a Milano. Dobbiamo accompagnarlo all'aeroporto. Dai, finita la pacca, alzati, dobbiamo andare. Wow. Andiamo. Wow. Sta cercando le chiavi. Sì? Non trovo le chiavi. Lui, ma se sei sempre disordinato? Lasci sempre le cose ovunque. Magari le avrei lasciate in macchina. Boh, non lo so. Fa perdere il volo, come sempre. Dai, andiamo. La barba sta crescendo, vero? Visto? La bella barbetta. Ormai sei felice? Perché ci siete voi. Grazie. La mia famiglia, il Team Trote. La Bravo. Squadra più bella e forte di YouTube. Che bello. Che c'è? Dov'è la macchina? Non c'è. So, dov'è la macchina? Ma perché c'è il cancello aperto? Davvero non lo so, strano. So, ma che cavolo stai riprendendo la mia macchina? No, ma è il solito scherzo suo, basta. Ma che scherzo basta mio? Fare scherzi, la mia dai. Macchina! Oh, io perdo. Dove cavolo è la mia macchina? Mi devi far perdere il volo, dai. Lui. Possiamo farlo un altro giorno così io non perdo il volo? Lui, ma lo capisci che manager Gigi sta perdendo il volo? Deve andare a Milano. Dobbiamo accompagnarlo, lui la lavora. Ho capito. Mi hanno rubato la macchina. Non c'è la macchina. La macchina mia era qua. Cioè, ci sono le chiavi e il cancello. Oh, è aperto qua. La macchina. Si arrabbia tantissimo. Si sta preoccupando veramente. Sì, mi viene da piangere. Gli sta bene. Gli sta bene. Lui, fare così. È uno scherzo, ditemi che è uno scherzo, che l'avete voi. No. Ma che vuol dire? Ragazzi, chiamiamo la polizia, non lo so, cioè è la macchina. Mi hanno rubato la macchina. No, raga, ah, cavolo, stacca. Ti chiami? Basta, stacca, non riprendere. Gigi, oh cavolo. Non lo so, forse sta chiamando la polizia. Dobbiamo fermarlo però. Non lo so. Con chi parlavi? Con mio padre. Sta andando alla polizia a fare la denuncia. Ma scusa, che c'entra tuo padre? Non dovresti andarci tu? So, come ci vado? Mi hanno rubato la macchina! Quella era la mia macchina, era Polat! Macchina, mi hanno macchina, rubato macchina, la macchina! Sì, abbiamo capito, macchina. Ma mi prendi in giro, ma sei uno scherzo, dimmelo! Basta! Cavolo! Cosa fai? Ti sei rotto il piede. Dobbiamo dirglielo. Mi sa di sì. Perché si sta arrabbiando tantissimo. Poi arriva la polizia qua, che facciamo? Infatti, se arriva la polizia cosa gli diciamo? Era uno scherzo. Io vado di letto e glielo dici. Ma come? No, tu adesso stai qua con me. Tu stai qua con me, dobbiamo dirgli insieme. Io non c'entro niente. No, tu c'è. Ma è stata tua l'idea. Io sono tu adesso complice. Vieni con me, tu adesso vieni con me, non mi interessa niente. Ok. Stai sistemando di nuovo, che bravo. Tu sì che sei bravo, non come me, Gigi. Eh? In che senso? Nel senso che io e manager Gigi non siamo affatto buoni, anzi siamo delle persone terribili. Che state dicendo? Nel senso che Sofia... No, manager Gigi, che puoi benissimo licenziare dopo quello che ti dirà, a me non mi interessa niente, ciao. Sofì, vieni qua, dove vai? Brutti bastardini, mi volete dire qualcosa riguardo la mia macchina? Sofì, diglielo. Manager Gigi ha avuto l'idea di farti questo scherzo cattivissimo. Io non c'entro niente, io gli avevo detto che non volevo farlo. Però lui ha insistito e quindi l'abbiamo però fatto. Però ti sta bene per tutti gli scherzi che ci hai fatto noi. Cosa avete fatto? Mio Dio, dov'è la mia macchina? Dov'è? Che cosa? Dov'è? Andate a prendere la mia macchina, che avete fatto? Scappato. Non è di là la macchina, lui. No, non puoi, di là c'è il trampolino. Ma cosa stai facendo? Dove sei? Mio Dio. Dai, mano, aiutami. Vai a prendere subito la macchina. Ha guidato lei, non io. Cosa? L'abbiamo sbattuta. No, lei. Lui. Mi picchio con questo. Datemi subito la macchina, andate a prendere la macchina. Okay, va bene, dai. Visto che siamo così buoni, andiamo a prendere. Correte, camminate, su. No, non mi ricordo dove abbiamo... No, adesso la trovate la macchina. Io non mi ricordo. È molto lontano, dobbiamo fare una bella passeggiata. È lontanissima, lui. Sapete, ti bagno tutta. La mia macchina. E guarda un po' dove erano le chiavi, le avevo io. Sei impazzito. Amore mio, I love you. Ok, lui, facci salire. Non andate da nessuna parte voi. Potete anche tornare a piedi. Ciao. Ma come? No, ma è lontano, no. E adesso? Adesso dobbiamo tornare a piedi. Grazie, lui. Dai, forza, camminare. Ma lontanissimo. Non lo so. Eccoci, Team Trote, siamo finalmente arrivati. Applausi.
Bravi, bravi miei carciofini, complimenti. Vi siete meritati davvero un colpo di scarpa in testa. Vi odio. Ma siete impazziti? Ma che scherzo che avete fatto? Così cattivo, così crudele, la mia macchina. Sapete quanto tengo la mia macchina? Ci sono rimasto malissimo. E dai, Luisi, scherza, siamo ragazzi. Sì, scherzo, siamo ragazzi. Me la pagherete. Molto cara. Questa è una promessa. La mia vendetta sarà tremenda. Per tutte e due. E dai, anche per te. Io ho già subito, ricordi? Sì, vabbè, una volta, lui me li fa sempre gli scherzi. Comunque, Team Trotter, l'avventura, anzi, disavventura per me, il scherzo che mi hanno fatto, si conclude qua. Iscrivetevi, venite a far parte anche voi del Team Trotter. Cliccate il video di saper comprare le avventure. Ieri noi ci vediamo domani con la novità avventura. Ciao! Ah, ma c'è la telecamera! Sì! Ma dimmelo! Non lo sapevi! Adesso è facile loro uscire.